Partita da dimenticare per la Polisportiva Nicosia nella settima giornata del campionato di prima categoria. La squadra di Mister Lombardo è stata battuta nettamente in casa dalla Branciforti per 1-6. Mister Lombardo per la Polisportiva Nicosia schiera Scardino, Burrafato, Pittera, Diuff, Emanuele, Dumbuia, Diae, Bonelli, Castro Giovanni, D'Amico e Tiunè. Mister Germanà per la Branciforti schiera Stolfo, Tripi, Riccobene, Dottore, Travorè, Screpis, Inveninato, D'Alessandro, Issa, Zongo e Di Manno. Al secondo minuto la Branciforti sfiora la rete con Zongo, il cui tocco scheggia la parte alta della traversa. Al 22esimo il Nicosia si porta in vantaggio, Ndiaye ruba palla Riccobene, si invola solo davanti al portiere ed insacca alle spalle di Astolfo. Al 25esimo Traoré si invola sulla sinistra, entra in area, ma Dumbaye lo falcia con una spallata. L'arbitro fischia rigore, messo a segno al 27esimo dal capitano Inveninato. Passano appena 3 minuti e la Branciforti passa in vantaggio con una punizione battuta dalla destra dal fronte d'attacco da Screpis e messa in rete con un colpo di destra del neoentrato Cipriano. Al 36esimo Traoré servito in aria da Issa, solo davanti al portiere, mette fuori. Terza rete per gli ospiti al 40esimo, Zongo viene lanciato dalle retrovie, Pittera buca l'intervento, l'attaccante della Branciforti supera agevolmente anche Campione, mettendo alle spalle di Scardino. Al 45esimo Castro Giovanni lanciato a rete, viene atterrato sulla fascia da Riccobene, l'attaccante nicosiano reagisce al fallo e viene espulso. Al quinto minuto di recupero, Inveninato lancia a rete Zongo, l'attaccante rossonero è imprendibile e solo davanti al portiere insacca la quarta rete per la Branciforti. Partita conclusa praticamente già nel primo tempo. Il secondo tempo si apre male per la squadra di casa, dopo un minuto ancora Zongo viene lanciato da Issa, l'attaccante rossonero in area con un diagonale insacca la sua terza rete personale. La quinta per la Branciforti. E al 21esimo una bella punizione del Nicosia dal limite dell'area, battuta da Pidone, termina di poco al lato. Al 23esimo in area viene lanciato Zongo, ma viene atterrato il difensore di Uff e Pittera. L'arbitro concede il secondo rigore, messo a segno al 25esimo da Ingarao. Al secondo minuto di recupero la Branciforti sfiora la settima rete con Tripi e Paolillo, che solo davanti al portiere tira alto sopra la traversa. Sesta sconfitta consecutiva per la Polisportiva Nicosia, con diversi gol al passivo e ultimo posto nel girone C di prima categoria. Nemmeno i nuovi acquisti hanno fatto cambiare la rotta ad una nave che attualmente si trova in alto mare. Ultima in classifica e con il morale sotto i piedi. Domenica prossima il Nicosia affronterà fuori casa il Città di Petralia Soprana, squadra attualmente quarta con 12 punti.